abbiamo detto che sono 5 minuti e ai 5 minuti 01, se non sbaglio, staccavamo la corrente di casa. Suonerò il campanello. Ok, Suonerò anche il campanello. siamo online. Ci siamo? Siamo? Sì. Io Bene, siamo online. mi zittisco. Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera con noi. Io sono Linda, sono la presidente di Dasso Barbasso, che è un'associazione nata nel 2012 in Trentino. Grazie alla volontà di un gruppo di amici trentini e calabresi, quindi stasera abbiamo anche una nutrita rappresentanza di ragazzi che hanno partecipato anche alla fondazione dell'associazione Dasso Barbasso. Questa associazione si occupa principalmente di andare a scoprire il territorio attraverso dei momenti di turismo responsabile, quindi puntiamo molto a cercare di vivere e conoscere i territori e le persone che in questi territori vi abitano attraverso un camminare lento o lo spostarsi attraverso mezzi che siano comunque a basso impatto ambientale. Questa sera è per noi un primo esperimento, quindi vi chiedo subito scusa se ci sarà qualche inconveniente tecnico, perché siamo dei neofiti in questo, per motivi di per causa di forza maggiore. E questa sera abbiamo deciso di invitare una serie di amici che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, sia attraverso l'associazione, sia come soci attraverso le nostre esperienze di vita. Quindi ci sarà un panorama molto vario di persone che lavorano nell'ambito della produzione responsabile di cibo, persone invece che offrono ospitalità, che accompagnano sul territorio, quindi tutti tasselli, elementi di di un progetto, diciamo, di vivere nel territorio, di vivere un turismo diverso, quello che noi crediamo sia molto molto proficuo, insomma, per la nostra crescita personale e anche per quella delle persone che decidono di camminare con noi. Il nostro invito è quello di segnarvi eventuali domande, contatti, poi condivideremo eventualmente al termine della serata, nei prossimi giorni, anche i contatti delle persone che stasera parleranno assieme a noi, e di andarli a visitare in autonomia o attraverso l'associazione, quindi cercare in qualche modo di fare un po' tesoro di questa serata. Siamo in questo momento anche online su Facebook, abbiamo però dei validi tecnici che ringrazio che ci stanno aiutando a monitorare sia questa diretta Facebook sia la parte di Zoom, quindi se avete delle domande vi invito a scriverle nella chat e poi nel corso della serata ci sarà un momento per condividerle e per provare a risponderle. Se qualcosa che dovesse uscire in questa serata vi dovesse particolarmente interessare o ci fosse qualcosa che avete voglia di approfondire, vi invitiamo a scriverci sulla pagina Facebook di Dasso Barbasso o anche sulla nostra email. E chissà, magari da questa serata nascerà anche lo spunto per poter condividere poi futuri nuovi appuntamenti. Ok, allora mi dicono già che sto andando troppo Grazie. lunga, quindi cedo subito la parola alla prima relatrice di questa sera. Una relatrice che viene da lontano, la ringraziamo per la sua presenza, viene addirittura dalla Grecia. Sto parlando di Crisa, che con la sua azienda Olive Love questa sera ci farà respirare un po' di aria di Mediterraneo. Crisa, prego, tocca a te. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Un attimo, faccio partire e condividere il mio schermo. No, ci siete? Vedete il mio Sì, lo schermo? vediamo. Bene, bene. Allora, i 5 minuti partono da ora. Allora, io ho vissuto a Trento
3 anni e per questo ho iniziato tutto là. Prendo un po' di secondi per dire come è fondata, come è iniziata l'idea di questa azienda, partendo da, questo è un uliveto a Kalamata, da come ho conosciuto il mio socio, che si chiama Dimitris, lui vive a Barcellona, lo so, è un casino, tutti questi paesi intorno. Allora, lui vive ora a Barcellona, lui viene da Kalamata proprio, io vengo da Salonico e ci siamo conosciuti al terzo punto di questa mappa, che si chiama Possidi, era un campeggio di studenti e questo vuol dire un po' così. Allora, ci siamo conosciuti in 2004 con lui e stranamente abbiamo tenuto finora questa storia va avanti. E lui è andato a vivere a Monaco di Baviera e di là ha iniziato a fare un viaggio, questo era uno dei primi, verso Kalamata con un paio di amici che vivevano anche loro a Monaco, e a portare olio soprattutto per loro, cioè una cosa veramente per uso personale, diciamo. È iniziata così la storia, da portare olio dal suo zio Pandelis, che all'inizio non ci credeva neanche che vorranno prendere tutto quest'olio, preferiva, lui diceva no, non lo do a voi, lo do alla cooperativa, meglio così, non vi credo che volete tutto quest'olio, insomma. Dopo che Dimitris è andato a vivere a Monaco, io sono andata, oddio, non funziona. No, perché non va? Il bello della diretta, vi ricordo che Salonico, voi se andate a messa è sempre Tessalonica. Esatto. Le lettere esatto. Tessalonicesi. Sì, appunto. Ecco, allora, all'inizio è iniziato tutto molto in una maniera veramente non professionale. Per farvi capire, facevamo portare, l'azienda non era neanche fondata, portavamo le latte di olive di 15 kg e le mettevamo noi con le etichette nei vasi, una roba così. E piano piano abbiamo iniziato di fare una cosa ogni anno, un po' le confezioni, un po' una degustazione di vini greci, questo l'abbiamo fatto a Salorno perché generalmente ci piaceva presentare i prodotti greci, non importiamo vino, non è questa. Però c'erano chiesto tanti e io all'epoca avevo fatto i corsi dell'associazione di sommelier italiana e allora abbiamo organizzato una serata così. I prodotti che portiamo erano, lo sono ancora, olio, olive di Kalamata e patè di olive di Kalamata. Quest'anno sono solo quelli tre, per motivi che vi spiegherò se c'è tempo dopo. Abbiamo portato anche origano, tè di montagna, sale, fior di sale, questo fior di sale di Kalamata, e fichi. Ma diciamo che le cose principali sono l'olio e le olive. E come vedete ora qui a questa foto, il 2016, il viaggio che abbiamo fatto era con Matteo, che ci ha prestato il nostro furgone e il suo furgone, le sue ferie praticamente, le ha passati con noi, facendo quasi 4.000 chilometri, andando fino a Amsterdam. E per strada ci hanno ospitato zii greci, amici da Monaco, così un po', e allora andava così finché abbiamo fondato proprio l'azienda. Mi tocca fare la troica, sei già quasi a 5 minuti. Ok, bene. Allora, sì, dopo un po' abbiamo fatto anche una cosa insieme a Food Connects People, un viaggio a Kalamata, così abbiamo
combinato, diciamo, il territorio, il cibo e al nostro, come funzioniamo, portiamo le cose solo una volta all'anno, i nostri prodotti, e per la consegna ci vediamo tutti insieme, facciamo un piccolo evento con un po' di cibo, un po' di musica greca, così, non è il nostro lavoro, è il nostro hobby, questo quindi va avanti così. Quest'anno con tante difficoltà, perché abbiamo entrambi due figli, è stato un casino, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, così. Grazie mille. Perfetta, grazie, nei tanti, tempi precisi. Scusami. No, hai fatto bene, non ho neanche guardato. Ecco, sei sicura di non essere svizzera, di essere veramente greca? Ok, a parte gli scherzi, grazie per averci fatto assaggiare questo briciolo mediterraneo. Ci hai fatto sicuramente venire a bordo del furgone. Il sito, cioè, hai un sito, Crisa? Sì, ho un sito che i ragazzi ce l'hanno hackato ed è ancora no. Però sì, è terribile. Ti hanno fatto bitcoins dal sito e abbiamo dovuto spegnere tutto. Okay. No, il sito è olivelove.eu. Ecco, comunque i contatti poi magari li raccoglieremo tutti alla fine e nei prossimi giorni li condividiamo con tutti, sì, ecco, in modo che sia un po' più fluida la cosa. Ok, grazie mille. E dalla Grecia, appunto, per inciso, Matteo è uno dei soci di Tasso Barbasso che ha dato una grande mano anche nel trovare i contatti con una serie di persone che sono qui stasera. E dalla e Grecia... anche il Vestfalia di Matteo. Esatto, anche il Vestfalia di Matteo. Tasso Barbasso. Dalla Grecia passiamo invece sulle Alpi, in Trentino, in particolare nella catena del Lago Rai, e andiamo a conoscere una realtà che io oso definire, insomma, di agricoltura eroica, perché ve lo spiegheranno attraverso le immagini adesso, e ve lo spiegherà Elisa Pavesi, che ho visto è in collegamento, e chiedo a Elisa di dare il via, insomma, alla sua presentazione. Puoi condividere lo schermo e ti aspettiamo. Intanto saluto tutti. Fa piacere essere partecipi di questa serata. Vediamo se riesco a... Ecco qua. Elisa è della Bassa Valsugana? Sì, noi... Beh, qui con me c'è mio marito Renzo. Siamo a Ronchi Valsugana, affacciati su Borgo Valsugana, proprio sulla Bassa Valsugana. E noi abbiamo un'attività di apicoltura perché, siccome abitiamo in un posto in campagna che si chiama Maso Pelauchi, e siamo lontani dai centri abitati, in mezzo alle acace, ai castagni, e allora come prima cosa abbiamo pensato di avviare un'attività di apicoltura. E qua vi faccio vedere, ad esempio, il nostro apiario durante la fioritura dei meli. La foto. Ecco, poi per far contente le api abbiamo pensato di mettere al di sotto dell'apiario una coltivazione di mirtilli, e qui si affaccia l'apiario, no. Questa non la vedete però, eh? No, vediamo il sito, adesso vediamo voi. Questa. Adesso vedete i mirtilli? Eccoli, sì. E su questa coltivazione si affaccia proprio l'apiario, se lo vedo. Vabbè, insomma, non lo trovo più, pazienza. Ecco, la cosa importante si vede anche da questa immagine, che voi lavorate su delle pendenze impegnative, no? E oltre a questo
apiario che avete vicino alla vostra abitazione, avete anche proprio delle arnie che portate in quota, no? In certi periodi dell'anno. Sì. Infatti. Ecco, torniamo qua con questa attrezzatura molto pratica. Arriviamo a 1730 metri, dove abbiamo delle baite, e riportiamo le api per fare il raccolto sul rododendro o altri fiori di montagna, di alta montagna. Qua c'è un'ape sul rododendro, vediamo se la vedete. Sì, bene. Ecco. Non è facile raggiungere questo posto naturalmente con le arnie. Come vedete si arriva col trattore perché la strada è proprio una strada ripida, diciamo quasi, sembra quasi un greto di un torrente più che una strada accessibile dalle auto. Comunque si arriva, al mattino presto si arriva anche su con le api, una bella soddisfazione. Poi su in montagna, la località si chiama Prati del Monte Ciste, quello che vedete qua in fondo è Monte Ciste, 2000 metri, tipo la Panarotta. E qua c'è una distesa di prati, una volta erano utilizzati come pascoli, adesso non sono più curati. Sì, c'è un pastore in effetti che porta le pecore un paio di volte all'anno e basta. Qui c'è uno sciame, ad esempio. La vostra passione per l'apicoltura è veramente molto molto forte, no? Infatti anche l'associazione apicoltori Valsugana Lagorai diciamo che ha una grande colonna portante, insomma, in voi, no? Che prima con i corsi di apicoltura che tenete tutti gli anni, poi anche con la consulenza, no? che date a chi vuole intraprendere questa attività, sicuramente questa è una grande cosa per il territorio, no? Per mantenere anche viva questa attività così impegnativa ma importante anche. Ecco, poi alcune soddisfazioni in apicoltura sono ad esempio questa, scoprire dei favi naturali costruiti dalle api dopo che si è dimenticato un favo di melario, di un melario, però si vede come costruiscono velocemente tutta cera nuova, fresca e piena di miele. In montagna, sempre per far contente le api, abbiamo a un certo punto iniziato una coltivazione di arnica montana. Quindi noi ci occupiamo anche di coltivazione di piante officinali, ma piante alpine. Arnica, genziana lutea, rhodiola rosea, achillea moscata, ma soprattutto arnica. E devo dire che le api sono anche molto contente di questa fioritura, questi sono tutti fiori di arnica. La Linda sa bene quanta pazienza ci vuole per raccogliere un po' di cestini di questi fiori. È un lavoro impegnativo, ma che dà sicuramente belle soddisfazioni. Ecco, siamo quasi arrivati con il tempo, anzi direi che siamo arrivati, quindi grazie, è stata proprio solo un piccolo flash, insomma, su queste attività molto variegate, sicuramente non facili, che vi siete scelti. E ecco, io confermo, ho avuto il piacere di essere con voi un giorno, insomma, quest'estate, che raccogliere l'arnica è un lavoro molto faticoso perché si sta piegati, insomma, ci vuole pazienza, però effettivamente essere in un posto del genere è uno spettacolo, insomma, proprio libera la mente. Quindi
potrebbe essere brevettato come forma di terapia alternativa contro lo stress. Ho una domanda al volo, visto che siamo qua, di Erika Villa, che mi chiede se i mirtilli, che era la prima immagine, Erika Villa da Facebook, se i mirtilli sono coperti per difendersi dagli insetti? No, sono coperti solo con della rete antigrandine, perché sarebbe ancora molto più impegnativo mettere le coperture antinsetto. Però questo non ci permette di conferire il prodotto alla cooperativa perché non è conservabile. Quindi lo trasformiamo direttamente in succhi e composte, subito dopo la raccolta. Va bene, grazie mille. Grazie. Allora, il miele che possiamo ricavare dalla nostra posizione, da casa possiamo fare acacia e castagno, che sono le due fioriture principali, eventualmente alternate da mille fiori quando la stagione è favorevole, e poi si fa rododendro e mille fiori di montagna su Monte Cisto. Benissimo. Quindi grazie per queste gocce di dolcezza, e adesso proseguiamo con dei tempi un po' sempre un po' stringenti con Roberto Canali, che viene da un'altra zona d'Italia, cioè dalle Marche, e è stato contattato da un nostro socio, Alessandro, che la scorsa estate ha fatto un'esperienza, insomma, molto interessante, e ci ha voluto così riferire di questa zona, di questa esperienza, e siamo curiosi di conoscere un po', insomma, anche noi da vicino la vostra attività. Quindi Roberto, tocca a te. Ciao Linda, innanzitutto grazie. Esattamente dall'Umbria, comunque va bene perché la zona del Parco dei Sibillini dove viviamo è a cavallo tra Umbria e Marche, esattamente noi in Norcia, quindi Castelluccio di Norcia, che è noto un po' dappertutto. E ho preparato un montaggio di alcune immagini, adesso cerco di fare la condivisione dello schermo. Vai pure, poi bacchetterò io Alessandro per questa gaffe che mi ha fatto fare. No, ma va bene, comunque, non è che ci sia molta distanza. Aspetta, metto la condivisione. Ecco, da quello che si vede, i protagonisti di questa storia sono principalmente questi animali, che sono, questo è un mulo, quattro ruote, e questo che dove sta è nascosto, con le orecchie un po' grandi, non è un leprotto, ma è un asino, eccolo qui, anzi questo è un suo compagno. Poi naturalmente non ci sono solamente loro, perché ci siamo anche noi, questo qui, il bello è Totò, sarebbe l'asino là dietro, l'altro sarei io, e poi ci sono altre persone, Lori, questa piccolina qui che ha anni, e loro sono importanti, mi fermo un attimo, perché è un mestiere, i mulari, quelli che realmente nella loro giornata dedicano una gran parte del loro lavoro a prendere la legna dal bosco, quella che poi si brucia nei camini in alcune zone impervie dell'Appennino questa attività si svolge ancora con i muli, in quanto troppo impervie per essere frequentate con altro tipo di mezzo. Quindi da questa attività tradizionale praticata da non molte persone, lui è Clemente, il mio amico, per lui il fratello, poi c'è Abramo, che è il figlio che ha ereditato questa attività, dietro c'è una montagna importante per l'Appennino, il Gran Sasso, dove si svolgono alcune delle attività di trekking che facciamo, e questa attività è la protagonista di una versione moderna del mularo, il mularo turistico, quindi il mularo che da abitante e lavoratore del bosco si trasforma anche in un intermediario. E questo è un altro nostro amico, ovviamente c'è qualcuno che deve anche lavorare,
perché la logistica di queste attività è complicata. Loro comunque sono asini, questi ragazzi qua che si vedono. E dunque, come nascono questi trekking? Nascono proprio dall'idea di svolgere in chiave moderna quello che quello che è stata un'attività millenaria, quindi l'attività degli animali nel bosco. Trekking sommeggiati, vado rallento un attimo il video, possono essere rivolti ad adulti, in quel caso si usano animali possenti come muli, oppure, come si vede da questa immagine, a famiglie, e non solo. Le famiglie possono la modalità di self-guided, questa è una famiglia straniera, come si può intuire, e gli asini si prestano molto al contatto con i bambini, i quali se ne prendono cura nel corso dell'itinerario. Gli asini, sottolineo, non vengono in realtà cavalcati se non da bambini molto piccoli. Sottolineo questo perché molto spesso, insomma, c'è una idea del trekking con i muli o con gli asini sbagliata, appunto, animali cavalcati. No, sono cavalcati semmai solo da bambini di peso comunque sempre inferiore ai 40 kg, generalmente sui 30. Ed è poi lo stesso peso massimo che si carica sugli asini. Sui muli si può caricare un po' di più, i muli sono più possenti. E andando avanti con la carrellata di immagini che rendono più di ogni altra cosa, ecco, si possono fare vari tipi di itinerari. Questo è uno dei cammini più famosi in questo momento, è la Via di Francesco in Umbria, quello che ci tengo molto a descrivere in questo momento, ecco, mi fermo qui, ho detto Norcia 2016, questa è un'immagine che forse non molti hanno visto in questo modo, però sicuramente l'hanno vista, la Basilica di Norcia con le impalcature intorno. E Norcia 2016 era questo, adesso non è che sia molto più avanti, comunque le cose stanno andando avanti per molte cose. Questa era la stalla degli asini nel 2016, ma proposte dal 2016 a oggi sono cambiate, sono nate altre idee, e questo è il cammino delle terre mutate, l'esperienza che ho vissuto Alessandro quest'estate. Il cammino delle terre mutate è un percorso, come dice il nome, terre mutate, terre cambiate, cioè le terre che sono state trasformate dagli eventi recenti e meno recenti, perché sono anche quelli del 2009, del terremoto dell'Aquila, dagli eventi recenti che hanno trasformato profondamente queste idee, queste terre. Se ne è fatto un percorso che la attraversa, è un cammino come tanti altri, ma questo è l'unico cammino italiano di solidarietà. Terre mutate dal comune più a nord fino ad arrivare all'Aquila. È un cammino che parte dal basso, in quanto sono state coinvolte le comunità locali che prestano assistenza e servizi, e quindi c'è uno scambio di conoscenze e anche uno scambio, per fortuna, economico. Lo sottolineo perché è molto importante questo, in quanto oltre all'aspetto del cambio della vita c'è anche una questione di sostegno economico, e soprattutto non spegnere i riflettori su questa zona che sta vivendo ancora, nonostante il tempo passi e nonostante una nuova crisi, che è quella che tutti conosciamo, ma qui ce ne sono due che quindi non vanno dimenticate. E questo è quanto, quindi un cammino importante che sta dando novità e anche linfa a questi territori. Quindi dove siamo? Castelluccio, Parco Nazionale, Monti Pilini, ma nel 2017 abbiamo creato Trentino, a Malgazanga, comune di Arco, vicino a Rovereto, vicino a voi, abbiamo preso la gestione di questa malga, che si chiama la Malga degli Asini, e dove cerchiamo di clonare attività che già svolgiamo in Appennino, certamente in un contesto qui molto più sereno. Questa è la nostra università, il signore lì a destra è il nostro amico Clemente, il primo mularo che ci ha insegnato il mestiere, e
perché dico questo? Perché cerchiamo di trasmettere la conoscenza di questo mestiere in senso turistico a nuove persone che vogliano accompagnarci anche come guida il prossimo anno e in futuro, perché abbiamo bisogno di avere nuove energie anche noi, e quindi a maggio, appena si potrà, con normative Covid eccetera, cercheremo di fare dei piccoli training avviativi, e se volete potete rimanere in contatto con noi che vi terremo aggiornati su quello che si potrà effettivamente fare sia in Appennino sia al nord in Trentino. Abbiamo già deciso dove mandare, grazie Roberto, abbiamo deciso dove mandare in ferie i nostri amici Paolo ed Elisa della Val di Cembra, che da un anno hanno degli asini. Abbiamo già trovato un'occupazione per loro quest'estate, dove portare la rete delle riserve Cembra Visio. Grazie Roberto, e un pensierino direi che ce lo faremo in tanti. Grazie a voi. Grazie. Velocissimi, adesso ci ritrasferiamo in Trentino, e parlando appunto di luoghi che sono cambiati, che sono stati abbandonati o che hanno subito delle avversità e poi sono stati in qualche modo riscoperti o valorizzati, vissuti in altro modo. E questa sera c'è con noi Lisa Dotta, dell'azienda agricola Fior da Lisa, e vi racconterà lei, insomma, lavora in un territorio non facile e, ecco, con molta passione, molta creatività. Quindi grazie Roberto e Lisa, tocca a te. Ciao, buonasera a tutti. Vi condivido subito la mia presentazione. Intanto online siamo in 25, Facebook, quindi per il primo evento del Tasso abbiamo un buon seguito. Vedo anche Donatella Giordano che ringrazia Roberto. Lisa? Mi stavo chiedendo se vedete la presentazione o non. No, so, ma io intanto... Non vedo più, quindi non so che cosa sta succedendo. No, non so, non lo vediamo, faccio il valletto di Sanremo intanto. Non la vediamo, riprova con la condizione. Allora, aspetta. Ok, allora. Chiedono una comunicazione di servizio se si può aumentare il volume della diretta Facebook. Mi dicono da Facebook che non sentono benissimo. Bene. Lisa? Ok, adesso ci siamo e capisco che funziona. Eccomi, allora, niente, la mia azienda è Fior da Lisa, vi lascio immaginare il perché di questo nome, visto che io sono Lisa, il gioco era semplice, e l'azienda è nata con i fiori, per cui il gioco era proprio, si presentava lì da solo. Niente, mi piace definirmi una contadina di montagna. Qui nella foto e anche in realtà qui accanto a me, che si nasconde un pochino per Massimo, senza il quale sarebbe impossibile che esistesse Fior da Lisa. Quindi nel senso parlo io, ma chi lavora, chi si impegna e anche chi c'è. Io, come diceva Linda, coltivo in un posto bellissimo e difficile. Nel senso che coltivo a Rover di Capriana, che è questo posto qui che vedete innevato e qui in autunno, ripido e terrazzato, è sulle coste della Valle di Cembra. Qui in realtà siamo ancora in Val di Fiemme, ma con Cembra condividiamo assolutamente il territorio e l'animo eroico delle nostre coltivazioni. Rover è un borgo semi-abbandonato, perché è stato funestato dall'alluvione del 66, per cui buona parte del borgo al momento è in abbandono. E, niente, i miei campi sono in questa parte più bassa e sono i campi dei miei suoceri. Erano prati, cioè
furono campi negli anni, fino agli anni 50, diciamo, poi diventarono prati e sono rimasti tali grazie alla figlia di mio suocero, che poi me li ha, con, insomma, con veramente un grande affetto, prestati. E, niente, il cuore del mio lavoro è il recupero di vecchie varietà, in particolare di fagioli. Ho un vuole per tutte le vecchie varietà, diciamo, per i fagioli ne ho uno un po' più grande, e per cui al momento coltivo circa una quarantina di vecchie varietà, la stragrande maggioranza è recuperata nei dintorni, appunto della Val di Cembra, Val di Fiemme e un po' del Trentino. Poi c'è qualche incursione che viene dal Veneto piuttosto che dall'Alto Adige, ma in linea di massima il mio lavoro è più che altro incentrato attorno al, diciamo, alle varietà locali. Ovviamente immaginate, lavorando con vecchie varietà e lavorando con così tante varietà, è chiaro che al centro del mio lavoro c'è la biodiversità e ci tengo a diffonderla. Uno dei modi in cui mi piace diffonderla è quella di scambiare i semi, ed è l'attività che in realtà, nel senso, è legata al mio lavoro, ma in realtà è anche una mia passione, per cui continuo scambi con di varietà, non solo di fagioli, con persone che vengono generalmente da tutta Italia, ed è un qualcosa che a cui tengo particolarmente. Poi mi allargo con la biodiversità in realtà anche da altri punti di vista, perché i miei campi ospitano, oltre ai fagioli, moltissime varietà di ortaggi e anche le piante officinali, che in realtà sono state il mio primo grande amore, per cui l'azienda è nata con i fiori e si sta però trasformando sempre di più con i fagioli, che nel senso sono proprio quello che mi piace di più di tutto. E le piante sono mescolate tra di loro, quindi nei campi c'è sempre una presenza costante di diverse vicine. Questo mi aiuta a coltivare bene, perché la tanta diversità aiuta a una qualità maggiore sia delle piante che della loro, soprattutto della loro salute. E quindi ci tengo proprio ad avere tante cose, anche se lo spazio non è tantissimo, proprio per avere la maggiore biodiversità possibile. Niente, quando mi chiedono di definire qual è la mia agricoltura, io ho un po' di difficoltà a calarmi nelle definizioni, quelle, come dire, che vanno un po' di moda. Io definisco la mia agricoltura resiliente, perché resiliente è senz'altro l'over, che è stato da tante cose brutte, più alluvioni, però in realtà c'è sempre, sta cercando di rinascere, perciò insomma risponde bene. Resilienti sono anche i miei ortaggi, i miei fagioli antichi, perché comunque si stanno adattando mano a mano nel tempo, riproducendo da me i semi. Chiaramente le piante si adattano mano a mano nel tempo al luogo dove stanno vivendo, e questo secondo me è un aspetto importantissimo, soprattutto adesso che siamo in tempo di cambiamento climatico e la biodiversità è comunque diciamo, il fatto che le piante si adattino all'ambiente è una cosa sicuramente importante. E poi, a detta di molti, resiliente lo sono anch'io, ma questo magari vi lascio conoscermi e poi magari lo scoprirete, insomma. E concludo solo dicendovi dove mi trovate, quindi oltre che a Rover di Capria, che comunque vi invito perché è, insomma, per me è il posto più bello del mondo, dopodiché io sono di parte, quindi non faccio testo, e mi trovate nel sito, ho una pagina Facebook e una Instagram dove condivido molti contenuti, perché ci tengo che anche chi è lontano possa comunque condividere un po' della mia vita, della mia felicità, anche quando insomma siamo lontani per causa di forza maggiore. E niente. Grazie, grazie Elisa. Vanno dagli appunto. Grazie Elisa, okay. Ti faccio parlare ancora. Ho perso il filo del no, tempo. No, ma siccome ci sei piaciuta, ti diamo un attimo, un momento in più per rispondere a un paio di domande.
Nicola Pelle ti chiede se c'è il rischio di ibridazione dato che le diverse varietà sono vicine. E la seconda domanda di Francesco Scarpò, se lavori in regime biologico. Allora, alla domanda sull'ibridazione, assolutamente sì. Allora, poi dipende moltissimo dalla specie, all'interno della stessa specie, dalla varietà. Nel caso dei fagioli può esserci, come no, e in alcuni casi è presente, ad esempio nei fagioli coccini, cioè quelli grossi, per cui ne ho poche varietà e li tengo spazialmente. Altri casi invece il problema non è più di tanto sentito, quindi diciamo che semplicemente dalla semente escludo la parte ibridata, tanto nei fagioli è abbastanza visibile. Nel caso di spine, cetrioli e via dicendo, hanno un'impollinazione che dipende dalle api o comunque dagli insetti, allora lì l'impollinazione la faccio manualmente per poter mantenere in purezza la varietà. E questo diciamo è il modo che utilizzo. Dopodiché non sono una persona che si agita particolarmente per il fatto che le piante si incrocino, anzi queste prossime estate seminerò, diciamo, il cosiddetto mio miscuglio, nel senso che ho tenuto da parte tutto quello che si è ibridato e vorrei provare a seminarlo e cercare di mantenerlo, perché nell'ibridazione in realtà ci sono grandi risorse, quindi vorrei comunque dargli un'opportunità, credo che in piena. Per quanto riguarda il regime biologico, no, non sono certificata biologica e non mi ho intenzione di certificare. Penso che chi viene si rende conto di quello che faccio. E personalmente non è una cosa di cui ne sento necessità, quindi al momento sinceramente no, non penso serva, ecco, mettiamola così. Allora, grazie mille Lisa, ci hai portato in un vero piccolo paradiso, confermo, Rover è un posto molto bello, quindi assolutamente da vedere, e anche un piccolo paradiso culinario, quindi giusto in tema per traghettarci alla prossima presentazione. Appunto parlerà di cibo con l'associazione Food Connects People, un'associazione che mira appunto a unire le persone, quindi un po' quello che noi facciamo anche con Chiasso Barbasso, ma unirle anche all'insegna di un buon piatto, quindi sicuramente i prodotti locali qui la fanno da padrone. Mattia, cosa dovevi dire? Prima di dare la parola a Biliana, c'è Francesco Scarfò che puntualizza che le attività di conservazione genetica possono, e quindi della biodiversità, possono essere finanziate, e ci sono progetti in atto in Veneto, e potete andare a vedere sul sito venetoagricoltura.org, e tra l'altro dove scrive Renzo Micheletto, che è legato al nostro Giancarlo Singer della rete delle riserve del Brenta, e quindi siamo tutti una grande famiglia. E vi ricordo a chi ci segue su Facebook che potete farci delle domande. Vediamo 40 varietà di fagioli, Stefano sottolinea che 40 non sono poche, e l'altra cosa, insomma, Erika Villa che dice viva la biodiversità e come darle torto, e quindi siccome Food Connects People, Viviana, è il tuo turno. Grazie, buonasera a tutti, condivido Ok, dunque io sono qui per rappresentare un'associazione culturale internazionale che si chiama Food Connects People, e questa associazione propone le attività di promozione sociale. E noi ci occupiamo principalmente delle attività legate alla cucina, di preparazione dei piatti, di condivisione delle ricette, cerchiamo di ravvicinare le persone di paesi diversi e farli cucinare insieme, perché il cibo
è una cosa che serve a tutti, insomma, e tutti nel mondo mangiamo, chi in un modo, chi in un altro, mangiamo cose diverse, perciò insomma abbiamo trovato un legame unico per tutti e cerchiamo di sfruttarlo al meglio, unendo le persone appunto. E, come associazione non ci occupiamo solo di questo, ci occupiamo anche di organizzare altri eventi artistici, spesso collaboriamo con un teatro, e organizziamo spettacoli teatrali di improvvisazione, laboratori, mostre, magari spettacoli di danza, insomma tutto ciò che porta allegria e ravvicina le persone, ecco. E, un'altra cosa bella che volevo dire è che come associazione quando andiamo a cercare ingredienti per i nostri workshop, e cerchiamo sempre di coinvolgere le piccole realtà, i piccoli produttori, chi produce formaggio, chi ha la verdura, e cerchiamo sempre di prendere ingredienti da loro invece che recarci nei grandi supermercati e insomma, comprare lì. E, ecco, inizierei a farvi vedere qualche foto. Ecco, noi nasciamo nel 2016. Da un gruppo di amici, questi belli sorridenti che avevano la stessa passione, cioè quella di cucina, e veniamo da 12 paesi diversi, perciò insomma abbiamo cucinato varie volte insieme e abbiamo detto perché non fare qualcosa che potrebbe coinvolgere tantissime altre persone insomma insieme a noi e conoscerne tante altre. E allora abbiamo iniziato subito con i nostri workshop e vi faccio vedere un po' di foto dal nostro primo workshop che è stato a Sant'Arcangelo nel 2016 e un attimo solo che ho qua e nel 2016 dove abbiamo coinvolto i cittadini di Sant'Arcangelo e li abbiamo messi a cucinare insieme ai rifugiati che provenivano da una cooperativa di nome Mille Piedi e praticamente loro hanno avuto il compito di, abbiamo fatto delle coppie e loro hanno cucinato insieme, hanno preparato una cena bellissima e poi insomma hanno mangiato tutti insieme. Ecco, e visto che si parla di Sant'Arcangelo, volevo ricordare che non sono dei rifugiati extracomunitari di San Marino, che sono vicini. E, a Bigliana volevo dire che siamo ai 4 minuti. E, visto che siamo sempre a Calamata, la troica. Ok. La troica chiede tempo. Ho già impegnato 4 minuti? Sembra, ma il tempo vola, quando si sta coi tassi vola. Caspita, no, scusatemi, allora faccio veloce. Allora, qua siamo a Calamata nel 2016, come diceva Crisa, appunto, e poi abbiamo fatto un bellissimo workshop a Trento, sempre nel 2016, per il compleanno di Matteo, come vedete gli abbiamo fatto la torta, poi ci siamo spostati a Berlino nel 2017, facendo un bellissimo workshop, sempre cucinando le ricette nuove e interessanti. Qua nel 2017 abbiamo fatto un evento proprio sulla spiaggia, abbiamo cucinato sulla spiaggia con dei più piccini e che hanno avuto il compito di preparare un dolce, è stato molto divertente. E poi a Lione nel 2018 in Francia, e lì abbiamo praticamente inventato le ricette, cioè abbiamo intervistato le persone al mercato di Lione cercando di procurarci le ricette. Dopodiché abbiamo comprato ingredienti e siamo andati a cucinarli. Ecco, questo era il compito di Lione. E poi nel 2018 iniziamo questo bellissimo progetto, iniziamo la collaborazione con il progetto Couscous di Trento nel 2018 con la nostra amica Gaia, che è quella che ha ideato tutto, e per loro quell'anno organizzeremo 3 workshop a poca distanza per... sempre workshop di cucina. Liliana, ti chiedo di andare al 2020-2021. Esatto, allora abbiamo 2019 e poi
persona più simpatica dell'umanità in questo momento. Ok, eccoci. Niente, siamo al 2020 dove abbiamo concluso con un altro qua al chiodo i nostri grembiuli per ora. E se qualcuno vuole essere aggiornato e vuole rimanere in contatto con i Foodini, ci può trovare su Facebook o su Instagram oppure sul, insomma, il nostro sito e trovare tutte le informazioni. Grazie. Quindi non avete ancora messo nulla, siete in attesa anche voi di un DPCM per certo, sapere cosa sì, fare da grande. Il 2020 è stato un po' così, noi abbiamo fatto solo un'assemblea e poi abbiamo appunto organizzato un workshop per il couscous, dopodiché insomma, cioè noi nasciamo come quelli che connettono le persone e le ravvicinano, cioè vedete che qua siamo tutti attaccati uno ad altro, perciò era un po' impossibile per noi con questo DPCM organizzare un evento, ecco, e allora abbiamo detto va bene, aspettiamo e speriamo che con questo anno prossimo insomma si risolva la situazione e riusciamo a fare qualcosa. Ecco, Matteo ricordava che l'assemblea 2020 di Food Connect People è stata da Akitu, e sì, quindi la nominiamo ed è un momento anche per ricordarla, visto che Akitu era amica nostra, amica di tantissime persone. Sì. E, molto cara, Akitu ci ha accolti davvero a braccia aperte, è stata un'emozione anche sentirla parlare e dire la sua storia, insomma, quella volta è stata molto, molto forte. Ecco, Laura Andreolli ci scrive che lei vorrebbe rimanere in contatto per eventi Food Connect People. E noi speriamo che Esatto, speriamo tutti. Scusate, riprendo la parola. Mi sono anche insomma cronometrata oggi, ma non è sempre ve lo capiamo perché comunque. No, è stata Linda che mi ha detto di essere cattivo. Ah, ok. Le associazioni portano avanti sempre molte iniziative, quindi è ovvio che c'è bisogno di tempo per riuscire anche un po' a raccontarsi. E niente, noi dobbiamo andare un po' veloce, ritornare velocemente al Trentino. E noi ovviamente siamo di base qui, quindi è ovvio che questa sera abbiamo tanti ospiti anche da tante parti diverse, ma diciamo tanti sono anche proprio della nostra zona. E in particolare torniamo in Val di Cembra con un'azienda che produce piante officinali, l'azienda Giove. Luca, ci sei? Sì, sono. Ecco, la parola a te. Eccomi, allora. Se ho una da fare qua. Vedete lo schermo? Vediamo tutto molto bene. Ok, allora innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio per avermi dato l'opportunità di essere qui questa sera. Io sono Luca e sono titolare dell'azienda agricola biologica Giove Officinali, che assieme ad Antonella e alle nostre figlie Giorgio e Veronica, da cui deriva il nome dell'azienda, appunto, ci dedichiamo con amore alla raccolta e alla coltivazione di erbe officinali, di fiori, frutti, che utilizziamo per la produzione della nostra cosmetica naturale, unguenti, infusi, siroppi biologici, sali di corpo. Al nostro fianco ci sono il Pino, la Emma e l'Amelia, che sono i nostri simpatici asinelli che ci aiutano a ripulire le coltivazioni dalle erbe infestanti, per così non dobbiamo utilizzare pesticidi, erbicidi, e a bonificare il terreno ancora boschivo e mantenere la produzione del tipo naturale. Rispetto a questo è importante dire che tutte le nostre coltivazioni sono situate lungo le falde scossese sotto il paese di Grumes, che è in Val di Cembra, appunto, un luogo ancora incontaminato, dove il sole e il clima di montagna permettono alle nostre piante di crescere sane e rigogliose. E il posto in cui ci troviamo era abbandonato da decenni, più di 50 anni sicuramente, e in ospitale in tutte le sue sfaccettature è decisamente selvaggio. Da un vecchio rudere abbiamo ritrovato una confortevole baita e tutto attorno. Nel tempo e con tanto lavoro e tanta fatica hanno trovato spazi per terrazzamenti
che ospitano le nostre piante. Questi terrazzamenti sono interamente costruiti con muretto secco, che oltre a un evidente valore estetico e paesaggistico hanno un profondo valore identitario e storico per il territorio e sono estremamente importanti per la conservazione della biodiversità. Coltiviamo le piante officinarie, le più comuni come la menta, la melissa, la malva, la calendula, fiordaliso, l'enottera, pinacea, eccetera, eccetera, sono le più comuni, le piante aromatiche, salvia, rosmarino, santoreggia, issopo, origano, dragoncello, timo, lemongrass, e via dicendo, sono le più classiche per questo. Inoltre raccogliamo spontaneamente nella montagna soprastante, facciamo una raccolta spontanea, e raccogliamo l'achillea, l'arnica, il perico, il sambuco e il pino muro. Infine continuiamo bacche, come il ribes nero, la rosa canina, ma il fiore all'occhiello della nostra azienda è la produzione dell'olivello spinoso e della rogna melanocarpa, che con i loro sgargianti colori sono ricchi di molteplici proprietà. Nel 2008, dopo aver frequentato un corso organizzato dal PAT, coltivazione, trasformazione, raccolta spontanea sulle piante, appunto, officinali, e dopo aver iniziato la nostra attività per dare un valore aggiunto ai prodotti che offrivamo, abbiamo ricercato delle piante particolari che contenessero sostanze preziose e benefiche per l'organismo. Non essendo reperibili sul territorio italiano, sono andato in Romania e in Polonia per acquistare le piante e ritrovarne, soprattutto per ritrovarne informazioni come coltivarle. Le prime talee dell'olivello spinoso sono stato in Romania appunto a prenderle, mentre la rogna melanocarpa sono andate a comprare le prime talee in Polonia. Col tempo ho imparato a curarle e a comprenderne i bisogni, anche perché c'era la difficoltà dei terreni, del clima comunque differente dalla Romania alla Polonia, anche se non tanto, però vabbè. La nostra azienda può essere raggiunta solo a piedi, perché non è accessibile in macchina. L'ambiente dove ci potrete trovare, sì, anche percorrendo il sentiero dei vecchi mestieri, che è un crocevia di storia e di memoria collettiva, situato sul territorio di Brumes, che è una piccola città slow, che con la sua filosofia di turismo sostenibile ci supporta nel nostro percorso e nei nostri obiettivi. Il nostro lavoro è tutto svolto a mano, manualmente, dal trapianto alla semina, raccolto del foglie, dei fiori, delle bacche. La prima trasformazione viene fatta nel nostro laboratorio, mentre la lavorazione finale avviene nei laboratori certificati biologici e naturali che con anni di esperienza, che hanno tantissima esperienza. La nostra azienda e tutte le nostre coltivazioni e anche alcuni dei nostri prodotti sono certificati biologici CEA, mentre altri dei nostri prodotti, in particolar modo appunto la cosmetica, hanno la certificazione naturale al portale europeo. Adesso questi sono tutti i nostri prodotti, per scoprirne le proprietà e i benefici potete andare sul sito che è www.giovaprofessionali.com. Mentre invece se avete piacere di vivere con noi la nostra quotidianità, vi aspettiamo in azienda, oppure potete trovarci sui social di Instagram e Facebook. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci anche telefonicamente. Questa sera noi abbiamo deciso di fare lo sconto, il codice sconto per i partecipanti della serata, che è valido fino a sabato, ed è appunto Giove 2021-02, e lo potete inserire direttamente nel nostro sito per l'acquisto dei nostri prodotti. Grazie mille a tutti per l'attenzione e buona continuazione. Grazie per averci appunto portato in questo universo di colori veramente incredibile, anche i contrasti che abbiamo visto in queste fotografie, e grazie anche per averci dato il senso della trasformazione, no? Di quello che la volontà e il lavoro possono fare in un territorio che appunto è abbandonato ma può rinascere in un modo veramente incredibile. Ecco. Io volevo chiedere a Luca, intanto molto bravi e molto curata anche la comunicazione, le fotografie sono la fine del mondo, cioè ci sono alcune foto che veramente sono... Grazie a mia figlia. Sono pro, e volevo chiederti se riesci a ridire come si chiamano le due piante, quelle che hai preso in Polonia e in Romania, perché secondo me così le scrivo e dico adesso le trovi nei vivai anche in Italia adesso, nei tempi quando noi abbiamo iniziato a
studiarle, a cercarle, insomma, per reperirle, è l'olivello spinoso, che ha tantissima vitamina C, e l'abbiamo preso in Romania, appunto, come ti dicevo, però adesso lo trovo in olivai. E l'altra è l'Aronia melanocarpa, un bruttissimo nome, però è eccezionale, è un prodotto fantastico. Aronia? Aronia melanocarpa. Perché sembra un po'. Ed è uguale quasi una bacca del mirtillo. Comunque se vai sul sito le vedi, ci sono anche tutte le proprietà e tutte le cose, infatti le trovi ormai, le trovi. Francesco dice che anche il sito è pro, qua abbiamo ormai, ho visto che Giorgia aveva chiesto, spero che il volume sia a posto, Giorgia la figlia, che sia a posto per Facebook. Bene. Linda, dai il tempo, fai la metronoma. Dai il tempo. Non sono buone da mangiare così, però fa molto bene. Nei paesi dove è che l'olivello spinoso ne prendono 7 al giorno, tutti, nei paesi scandinavi, tutte le mattine ne mangiano 7 bacche. Però da buon sembrano, visto che ti dai alla religione vera dei sembrani, cioè che è distillare. Quindi... Linda, the next. Il prossimo, allora, dal nord Italia passiamo al sud e andiamo dai nostri amici calabresi che appunto sono stati anche loro in tempi passati fondatori, cofondatori di Tasso Barbasso, quindi siamo molto contenti di ospitarli questa sera. Loro sono l'associazione Boschetto Fiorito e adesso passo la parola a Nicola che vi racconterà un po' le attività che loro svolgono nel loro contesto, che è straordinario. Ciao Linda. Ciao, scusami, intervengo solo al volo per dire che c'è un commento di tassobarbasso.eu che ci assomigliano, e sono in Toscana e oggi hanno seguito la nostra serata. Ritorniamo in... Lo schermo, si vede? Tutto bene. Ok. Allora, io sono Nicola, faccio parte di Boschetto Fiorito, l'associazione che abbiamo creato con Pietro e Domenico 4 anni fa e ci occupiamo di escursionismo. Questa nostra passione è nata non da ed è la passione per la montagna. Devo dire che stasera ho visto tanti con la nostra stessa passione e questa passione ci ha portato a intraprendere questo percorso. E questo percorso ha fatto sì che noi dell'associazione diventassimo delle guide ambientali escursionistiche e da questa passione abbiamo creato un'opportunità di lavoro. E alla base di tutto questo, devo dire, c'è anche Tasso Barbasso, perché proprio con un progetto che risale a 5-6 anni fa, che Pietro, il presidente, ha fatto con Linda e gli altri, ha sviluppato in noi questa trasformazione da semplice passione, da semplice passeggiata in montagna, a un lavoro vero e proprio, che è la guida ambientale, quindi l'escursione in montagna. Da questo, cioè dalle escursioni, è venuto fuori che oltre all'escursione servivano dei servizi aggiuntivi, come può essere l'ospitalità diffusa nel centro storico di Antonimina. Come vedete ci sono alcune immagini di Antonimina e del centro storico. Quindi ospitalità diffusa nelle case del borgo, che permette agli escursionisti di avere anche un appoggio per poter dormire la notte e quindi poi partire a piedi. Nei nostri viaggi organizzati si parte quasi sempre a piedi dal borgo per visitare l'Aspromonte e il Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Vi ricordo che siamo in Calabria, per l'esattezza in provincia di Reggio Calabria. E la nostra montagna preferita, quella che vedete nelle foto, è l'Aspromonte. Ma comunque in generale ci muoviamo in Calabria. Infine, un'aggiunta. La logica è stata quella di aggiungere il rifugio. Un rifugio montano che abbiamo preso in gestione dal comune, perché è una struttura comunale, esattamente è una casermetta del guardiaboschi, della forestale, così, è ristrutturata e adesso è diventato un rifugio. Un rifugio utile per gli escursionisti, perché è proprio vicino al sentiero del Brigante, che è uno dei sentieri che percorre la dorsale dell'Aspromonte, e del Sentiero Italia, un altro sentiero molto importante che attraversa tutta l'Italia. E infine, dopo tutti questi servizi, abbiamo aggiunto il servizio delle e-bike, delle biciclette in generale, del noleggio bici, e così da offrire dei servizi in più per i turisti, per le persone che vengono a visitare le nostre strutture o che vengono in escursione con noi, e in generale abbiamo aggiunto quelli che possono essere servizi outdoor, come ad esempio il noleggio tenda o il noleggio attrezzatura che può servire in montagna, da visitare in totale autonomia oppure chiedendo la supervisione, la guida, delle guide di Boschetto Fiorito. Oltre a tutti questi servizi, a tutto quello che facciamo, quello che ci preme è attivare delle reti di connessione, innanzitutto con i nostri colleghi del territorio, in generale anche con attività un po' diverse ma che hanno come principio base lo stesso, e questo ci ha fatto sì di stringere rapporti con TASO, con altre attività in realtà dell'Italia. Ok, io... Quello che volevo farti è... Quali, cioè, ci sono delle attrazioni culturali nella zona? Cioè, che cos'è che proponete? Non so, monumenti, musei, che cosa, allora, che c'è anche sì, in questo ambito? Sì, chiaramente io, essendo una guida ambientale, pongo l'attenzione sulla parte paesaggistica e naturalistica dell'Aspromonte. Ma in realtà nei nostri itinerari poi si ricongiunge chiaramente all'aspetto culturale e all'aspetto storico. Difatti nelle nostre escursioni andiamo a toccare scavi archeologici, chiaramente siamo in territorio magno greco, quindi abbiamo molte emergenze di quest'epoca. Anche nel territorio stesso di Antonimina abbiamo degli scavi archeologici che hanno riportato alla luce delle rovine greche, ma basta pensare a Locri, che una grandissima città magno-greca, e quindi agli scavi archeologici, ai vari musei che ci sono in zona. Sicuramente conoscerete il museo di Reggio Calabria, grazie anche ai suoi bronzi. Quindi nei nostri itinerari cerchiamo sì di far vedere i paesaggi, l'aspetto naturalistico, quindi il parco nazionale, perché è la cosa che, diciamo, ci viene più naturale proprio perché è il nostro lavoro, ma colleghiamo anche la storia e la cultura della zona. Inoltre, come voi saprete sicuramente, perché con Linda e gli altri di Tasso ci conosciamo, la parte enogastronomica per noi è molto importante. Quindi cerchiamo di valorizzare anche questo aspetto. E infine, giusto per dare tutto il quadro, cerchiamo di rivalorizzare anche le nostre tradizioni in generale, quindi sia la parte delle aziende agricole, la parte non gastronomica, ma anche ad esempio la musica tradizionale, che un po' si
si sta perdendo, e cerchiamo quindi di valorizzarla. E quindi ai gruppi che vengono da fuori proponiamo anche questo aspetto della nostra cultura. Grazie Nicola, ci hai fatto vedere sicuramente una montagna diversa da quella a cui siamo abituati, e devo dire la verità, insomma, che anche noi abbiamo sempre avuto il piacere proprio di essere ospitati da voi, quando vi mettete in gioco lo fate dando tutti voi stessi, insomma, quindi non è semplicemente andare, fruire di un servizio, ma è proprio immergersi nella vita, insomma, di questo paese, che poi rimane proprio nel cuore. Quindi grazie. Questo fa piacere. Grazie a voi tutti. Sì. Allora, ci rituffiamo nelle Alpi, in particolare andiamo a Malgacimana, Ilaria, che ho vista prima. Mi sentite? Siamo e ti vediamo benissimo. Okay. Ok, dovrei aver anche condiviso lo schermo. Tutto perfetto. Ok, quindi, perfetto. Quando puoi darti pure. Allora, ciao a tutti, io sono Ilaria e da 2 anni ho preso in gestione con degli amici e familiari una malga in Trentino, si chiama Malga Cimana, una malga si trova a 3,5 km dal lago di Cei e siamo a 1200 metri. È una malga comunale del comune di Villa Lagarina che ha disposto un bando, noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto questo bando. Questa è la malga, come vedete è una struttura di recentissima, insomma, ristrutturazione, in cui è stato mantenuto la struttura tipica appunto di una vecchia malga, con il sasso, e poi è stata, diciamo, modernizzata con questa parte in vetro, e è suggestiva, dopo io vabbè sono di parte, però è esteticamente molto bella. La malga si trova in un posto turisticamente non prolifero, diciamo, di attività, non ci sono altre strutture alberghiere o ricettive, e non abbiamo, diciamo, come in altre tante parti del Trentino, degli impianti sciistici. È una zona in generale votata a quello che potrebbe essere un turismo comunque più slow, non di massa, e anzi ci sarebbe tanto potenziale per valorizzarlo questo territorio, perché appunto è conosciuto sì particolarmente dai locali, però essendo che appunto non ci sono tantissime appigli turistici a livello di strutture, ci sarebbe comunque un potenziale per rivitalizzarlo ancora di più. Noi appunto siamo un gruppo di amici che hanno preso in gestione questa malga. Questa è una foto estiva, poi particolarmente suggestivo l'ambiente è nel periodo dell'autunno, perché ci sono dei colori veramente spettacolari, il bosco è quasi tutto di faggi, ci sono vari itinerari che si può raggiungere la malga a piedi, diciamo abbastanza facili, per escursionisti anche alle prime armi, anche per bambini. Se poi uno vuole, diciamo, sperimentarsi in camminate più lunghe, senza grandi dislivelli, possono riuscire tranquillamente a fare camminate di 4-5 ore. Quindi è adatta comunque a escursionisti alpinisti, diciamo, soprattutto nelle medie stagioni, perché durante magari la stagione estiva preferiscono andare più in alto, e invece per le famiglie. La malga adesso, praticamente in inverno, stanno nevicando particolarmente tanto, noi al momento siamo chiusi un po' per il discorso situazione restrizioni, un po' perché comunque è di difficile gestione la malga in inverno, nel senso che non arriva la corrente elettrica, da riscaldare la struttura è un po' difficile, quindi abbiamo deciso, insomma, anche soprattutto per la situazione attuale di non aprire quest'inverno. Oltre al posto, che appunto secondo me si vende da solo, la cosa fondamentale della nostra gestione è l'unione tra il team, tra le persone che lavorano con me. Questo siamo io e 2 persone che sono con me fin dall'inizio, e dallo scorso anno ci ha raggiunto anche
mia sorella e vabbè, il mio ragazzo, che in realtà è sempre stato parte integrante, insomma. E come offerta, diciamo, abbiamo come base l'offerta enogastronomica, in cui la nostra politica è quella di valorizzare i prodotti del nostro territorio, ampliando anche ovviamente a tutto il Trentino. Facciamo riferimento praticamente quasi esclusivamente a produttori, piccoli produttori, in particolare la carne, prendiamo tutta carne prodotta in Trentino, e i formaggi sono aziende a 5 km da dove siamo, insomma cerchiamo di valorizzare quelle che sono le bontà del nostro territorio. Proponiamo cibo tipo Trentino con una rivisitazione, insomma, e questi sono dei classici canederli con una crema di casoletta. Vabbè, vi faccio vedere solo alcune foto della parte no gastronomica, che ovviamente in una malga non può mancare. Ilaria, siccome abbiamo un senso di colpa e se ti fai mangiare troppo, no. Io ti faccio una domanda di Matteo, che è, sì. Ci sono dei percorsi anche per le bici? Sì, sì, assolutamente, la malga è molto rappresentata anche dalle bici, in particolare con le e-bike, e ci sono sia percorsi su strada sterrata, e anche per le persone un po' più esperte, e invece percorsi su sentieri, che ovviamente hanno un terreno un po' più scosceso, quindi uno deve sapere, insomma, che cosa sta guidando e dove sta andando. Sì, c'è una rete di sentieri ben tracciata, sia per la parte, diciamo, escursione a piedi, che per la parte mountain bike, che ultimamente abbiamo visto veramente un bel incremento di persone. Quest'anno di meno ovviamente, ma dall'anno scorso avevamo anche tante persone che dal lago di Garda, anche stranieri, salivano un po', man mano che i tedeschi conoscono il lago di Garda, dopo sono andati in Val di Ledro, poi sono andati nelle altre valli, piano piano arrivano sempre a scoprire territori un po' più distanti da quella che è ormai la loro, penso, seconda base estiva. Questa è una torta fatta da noi con le fragoline di bosco che abbiamo raccolto a un centimetro dalla malga nelle nostre aiuole. Cerchiamo, insomma, di... Ti devo interrompere, ti chiedo, sì? Se puoi andare verso la conclusione. Sì, sì, guarda, faccio velocissima. Niente, l'altra cosa è, per quello che riusciamo, abbiamo il nostro orto, che poi non riusciamo a avere un fabbisogno totale per... ci servirebbe molto più orto per riuscire a famare tutte le persone che vengono a mangiare da noi, ma per quello che possiamo utilizziamo i nostri prodotti. E l'altra cosa che va oltre la parte non gastronomica è che noi cerchiamo di organizzare, seppur questo periodo appunto con un po' di difficoltà l'anno scorso, però abbiamo cercato di organizzare degli eventi in collaborazione con associazioni, piuttosto che accompagnatori di territorio. Questa ad esempio è una foto che ritrae un evento che abbiamo riproposto varie volte nell'arco di questi due anni, che è uno yoga con un'istruttrice di Trento, che è ormai diventata nostra amica, diciamo, e facciamo yoga e poi abbiamo un brunch sempre in malga, quindi abbiniamo un po' l'attività alla outdoor con qualche ben meritato cibo. Perfetto. E l'altra cosa che l'anno scorso non si è riuscita a organizzare è il trekking con gli alpaca per motivi appunto coronavirus, ma speriamo di nel prossimo futuro. E niente, l'ultima cosa appunto è, questo è il paesaggio in cui abbiamo la fortuna di vivere, cerchiamo di valorizzarlo al meglio, e la nostra idea è quella di proporre sempre più collaborazioni con persone che condividono la nostra visione appunto della rivalorizzazione del paesaggio, e basta, questa è la nostra idea principale. Ilaria, hai un sito, un Facebook, un Instagram? Sì, abbiamo il sito, si chiama www.malgacimana.com, poi siamo anche attivi sulla pagina Facebook e Instagram, che si chiama Malgacimana. Noi contiamo di riaprire, speriamo, entro Pasqua, anche solo per l'asport, se non ci lasceranno di più. Abbiamo la fortuna che abbiamo un grandissimo spazio all'esterno, quindi l'estate, quando è caldo, comunque inizia a riuscire a stare all'aria aperta, noi proponiamo anche il picnic e altre cose, insomma, per tutti abbiamo bisogno, penso, di respirare aria buona, e a maggior ragione in questo periodo.
considerando la zona arancione, quella dei 30 km di distanza, visto che il lago di Cei è centrale un po' a tutto il Trentino, siamo sì, a 30 per... km, sì. Siamo a 30 km un po' da qualsiasi cosa. Un po' da qualsiasi posto, sì, questa è la fortuna, è abbastanza, diciamo che da Trento, da Roverete è raggiungibile in mezz'ora 40 minuti la Malga, quindi... C'è la Linda che mi taglia la lingua e quindi vabbè, ciao a tutti. Grazie, ringraziare per Ilaria per questa presentazione, è anche un po' la filosofia del tasso di coniugare paesaggi e enogastronomia, quindi è perfettamente in tema. Ma adesso dobbiamo spostarci al di là delle Alpi, diciamo dall'altra parte, quindi verso ovest, e andiamo a esplorare la Liguria, perché è il turno dell'agririfugio Molini, una realtà che alcuni dei nostri soci hanno avuto la possibilità di incontrare tanti anni fa quando erano più giovani all'università, e attraverso appunto una relazione sono rimasti un po' affascinati da questa realtà, e quindi questa sera sono nostri ospiti. Grazie per la pazienza, mi rendo conto che gli ultimi sono un po' più sfortunati perché hanno dovuto aspettare molto e stiamo andando un po' lunghi, speriamo di non sforare troppo con i tempi. Ciao Linda, aspetta, riuscite, vedete il mio schermo? Sono un po' ingannata. Ok, allora, ci siete, perfetto. Allora, brevemente, la nostra cooperativa nasce nel 2000, la regione, noi siamo sul promontorio del Parco di Portofino, un paesaggio di elevato pregio sia storico che naturalistico, ai piedi, cioè in questa parte diciamo vedete il borgo di San Fruttuoso, vediamo se c'è una foto un po' più grande. Vabbè, è un borgo che risale a circa l'anno 1000, dove c'è un'abbazia che si raggiunge esclusivamente via mare o tramite sentieri. Appunto nel 2000 la regione Liguria inizia la ristrutturazione del borgo, che fino ad allora era praticamente in stato di abbandono. E i soci fondatori della cooperativa si offrono, diciamo, alla regione per occuparsi del recupero della parte più ambientale, agricola, insomma, del borgo, alle spalle del borgo, perché appunto l'abbazia è un'abbazia benedettina, i monaci intorno al 1100 portarono, oltre, vabbè, tante piante da frutto, eccetera, anche l'ulivo, e quindi c'è questo grosso uliveto in stato completamente di abbandono che la nostra cooperativa si propone di rimettere in produzione, così fa per i primi anni. E poi siccome appunto la location è molto bella ma molto scomoda, ripeto, si raggiunge soltanto via mare oppure a piedi percorrendo un sentiero di più o meno 400 metri di dislivello, e allora si decide di iniziare a ristrutturare, diciamo rustico, in realtà era un rudere, eccolo, questo che si trova più o meno a metà strada tra la parte alta del monte, dove si arriva con la macchina, e il borgo di San Fruttuoso. Questo, insomma, la cooperativa prende in affitto circa 130 ettari di terreno che si sviluppano dal mare, è un grande cono, una parte coltivato olivo, una parte macchia mediterranea, una parte di castagno, la parte alta. E appunto più o meno a metà strada c'è questo rustico che si decide nel 2004 di iniziare a ristrutturare. Lavoro è molto impegnativo, ci impieghiamo circa 3 anni, e dal 2005, data l'inizio dei lavori, il nostro agriturismo, insomma, questo diventerà praticamente nel 2008. Ad oggi, vediamo se trovo il foto. Mi sentite? Perché non ho nessun tipo di ritorno e quindi non mi sento. Ci sentiamo altissimo, forte e chiara. Pronto? Ti sentiamo forte e chiara. Non sento più niente. Scusate, ma io non sento niente. Noi ti sentiamo. Ah, ok, grazie, scusa, perché non sento nulla. Ad oggi, insomma, l'attività principale della cooperativa è appunto quella di gestire questo agririfugio, così è stato chiamato perché noi siamo una cooperativa agricola, siamo formati da 6 soci attualmente. È un punto di ritrovo, insomma, per escursionisti, per turisti che vogliono, diciamo, un po' staccare dalla vita frenetica, e si trova veramente in un paradiso, nel senso che si è un po' fuori dal mondo, c'è proprio uno scorrere del tempo è diverso, ma credo una situazione molto comune a tutti i racconti che ho sentito finora. E allo stesso tempo si è molto vicino alla città, ci sono traghetti che collegano direttamente San Fruttuoso a Genova, e 40 minuti si arriva alla città, in una zona
chiamato molto, insomma, praticata, brutto, però molto, insomma, di passaggio. E oltre, non riusciamo a vivere solo di questo, per cui, vabbè, riusciamo a fare dei prodotti. Vari prodotti che alcuni li facciamo noi direttamente sul territorio, cioè varie marmellate, toni, gli agrumi, per un certo periodo abbiamo fatto il miele, però c'era sempre la difficoltà che appunto non essendo il posto raggiungibile in nessun modo da mezzi, se non dalle barche, insomma è diventata una presa molto complicata. Facciamo ovviamente l'olio e poi essendo una cooperativa abbiamo vari soci contenitori. C'è chi produce il vino in Val di Vara, chi produce l'olio con le olive in Iberia con olive taggiasche, abbiamo fatto l'aceto, insomma cerchiamo di diversificare un po' i nostri prodotti. E oltre a questo la cooperativa si occupa anche di manutenzione del territorio, quindi facciamo appunto recinzioni elettrificate qua, come immagino dappertutto, insomma in zone di montagna ci sono problemi con gli animali selvatici, in particolare con i cinghiali, quindi si fanno lavori di questo tipo, piuttosto che lavori per il volato, lavori di ingegneria naturalistica, ecco, quindi panificate, lavori di contenimento e cose così, ecco. Pronto? Sono stata velocissima? Grazie. Una domanda al volo, bravissima, una domanda al volo, riuscite a intercettare un po' del turismo che sarà quasi over tourism della costa? No, perché è una realtà molto piccola la nostra, San Fruttuoso intercetta tutto il turismo Morbi e Fuggi, diciamo. Siccome noi, per arrivare da noi c'è circa una mezz'ora di salita bella ripida da San Fruttuoso a noi, diciamo che chi arriva sono soltanto come turisti più convinti, ma a noi va benissimo così, perché io dico sempre un po' di scrematura va benissimo, ecco, perché alla fine, insomma, siamo dell'idea che appunto se uno si fa un po' di fatica, ecco, poi quello che trova lo apprezza di più, ecco, e quindi siamo contenti di essere, ma non di elite, però di essere appunto per un target un po' più selezionato, ecco. Grazie, io sono stata da voi qualche anno fa proprio a piedi e mi ricordo che la salita effettivamente è sì, della tosta, da sopra ripaga. Grazie mille. Sì, sì, è proprio a picco sul mare. Speriamo di potervi venire a trovare con la situazione o anche con la. Ok. Grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno parlato, che sono stati tutti molto interessanti. Grazie. Ritorniamo a Trento e parlando appunto di spostamenti alternativi a basso impatto, non poteva mancare a questa serata anche il contributo di chi della bicicletta si intende, in particolare la FIAB, e dovrebbe esserci Daniela collegata. Sì, ci sono, mi vedete? Sì, ti vediamo. Ok, condivido lo schermo. Avevo rimpicciolito tutto. Ok, si vede abbastanza grande. Ci vediamo. Ok, allora innanzitutto dico a chi non conosce FIAB, FIAB sta per Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è un'associazione che opera cioè, su tutto il territorio nazionale, ci sono quasi 200 associate a FIAB nazionale e FIAB si occupa di due attività, una è diciamo, legata al cicloturismo, quindi è un turismo comunque sostenibile, rispettoso dei territori, delle persone, e poi l'altro ramo invece diciamo che poi ultimamente sta prendendo sempre più piede, invece riguarda appunto il discorso della promozione della mobilità sostenibile. Ma cosa vuol dire promuovere la mobilità sostenibile? Noi lavoriamo su sensibilizzare i cittadini, sensibilizzare nelle scuole, sensibilizzare le amministrazioni rispetto a quello che diciamo gli urbanisti che si occupano di mobilità definiscono il paradigma autocentrico, cioè noi abbiamo uno spazio urbano che è come dire molto incentrato sulle necessità prima di tutto delle macchine, del transito delle macchine e delle soste, delle automobili, no? E molto meno invece rispettoso delle esigenze delle persone. Questo si evince anche in come diciamo, si è sviluppata diciamo, la rete di
città, no? come sono più curate le strade per chi si sposta con i mezzi motorizzati, e invece rende più tortuoso, frammentato a volte, o inesistente proprio il percorso di chi si sposta in maniera diversa e più sostenibile. E noi promuoviamo anche un ragionamento sugli aspetti culturali che produce il paradigma autocentrico, quindi una certa, come dire, fastidio, intolleranza da parte di chi è convinto di avere più diritto di altri sulla strada, no? E una, dire, mancanza di consapevolezza di come viene sfruttato, diciamo, lo spazio urbano a favore di alcuni utenti e non di altri. E i temi invece su cui noi lavoriamo, soprattutto con le scuole, riguardano il fatto di rimettere al centro le persone, in particolare quelli che sono definiti gli utenti vulnerabili della strada, quindi i pedoni, e tra questi i bambini, gli anziani, chi si sposta su una sedia a rotelle, insomma chi è proprio più fragile. E quindi noi abbiamo un'idea completamente diversa di come dire, di tipo di messaggio che dovrebbe essere dato, un ribaltamento un po' del paradigma. Noi vorremmo appunto mettere al centro chi si sposta innanzitutto a piedi o comunque in maniera sostenibile, e privilegiare forme di trasporto che non siano quella privata, e semmai, ecco, se è qualcuno che deve avere la vita un po' più complicata, deve essere appunto chi diciamo in qualche modo si sposta nella maniera meno sostenibile di tutte, no? Ecco, però come facciamo noi a promuovere questo tipo di progetti? Noi naturalmente lavoriamo sia per promuovere l'utilizzo della bicicletta per andare al lavoro, quindi lavoriamo con aziende private cercando di avviare progetti di le aziende più grosse possono fornire addirittura le biciclette ai dipendenti, quantomeno quando i dipendenti le raggiungono poi per gli spostamenti, no, anche di lavoro, se sono, diciamo, sul comune. Chiediamo anche alle amministrazioni di promuovere incentivi all'utilizzo della bicicletta. Lavoriamo con le scuole cercando di avviare progetti scuole superiori, diciamo, sono più facili perché gli alunni non richiedono accompagnamento, no? E poi anche Daniela, su... Daniela, sei a 4 minuti. No, ho finito, sai, ho già finito. Mi manca. Però è bellissima questa domanda. Ogni anno passi più tempo cercando parcheggio, facendo all'amore. Esatto, se anche tu non sei felice della risposta, cambia abitudini. Ok. Con i negozi invece, con, diciamo, noi cerchiamo di promuovere un'abitudine, una convenzione del tipo: guarda, se tu ti convenzioni con noi, facciamo che chi viene da te in bicicletta magari ti fai un piccolo sconto su qualcosa, su quello che vuoi tu. E questo è un modo un po' per incentivare l'uso della bicicletta proprio come mezzo di trasporto, perché noi quello vogliamo. Ma questa serata, perché partecipiamo a questa serata, perché siamo qua? Perché noi siamo anche, come dire, abituati a un cicloturismo che è molto, diciamo, extraregionale. I nostri soci salivano tutti sul pullman, tutti insieme appassionatamente, cosa che ormai è impensabile, e noi adesso dobbiamo ripensare invece una proposta di cicloturismo che deve essere quella di dire: vado a riscoprire magari un itinerario che costruisco intorno a un'azienda, una piccola azienda o un circuito di aziende in un territorio. Ed è perché noi siamo, abbiamo anche voluto partecipare questa sera, no? Per renderci un po', per raccogliere un po' di idee, per ascoltare. E bisogna dire che quello che abbiamo sentito è, come dire, sposa molto la filosofia che noi vorremmo un po' promuovere, cioè una valorizzazione dei territori. Naturalmente adesso lo sapete, siamo tutti chiusi in casa, per cui io correrei in Liguria subito. Il cammino delle Terre Mutate l'ho fatto in bicicletta ed è strepitoso, non bisogna perdersi però, perché sennò finisci veramente. Insomma, ecco, e quindi questo tipo di turismo, non di turismo, di
conoscenza di approccio a quel territorio ci interessa molto. E non so quanto noi possiamo essere interessanti per chi è, per gli altri che ascoltano, insomma, però noi siamo interessati, ecco, a costruire, e magari a contattare le aziende, a chiedere dacci un itinerario nei dintorni, in modo tale da fare rete. Ci crediamo molto, ecco. Daniela, c'è un domandone di Francesco Scarfò. Prendi, sì? prendi penna e calamaio e eccomi. È lunga. Allora, la FIAB contempla la possibilità di rendere obbligatoria l'assicurazione per chi si muove in bici. Da questo punto di vista il ciclista non è tutelato, soprattutto nel caso di sinistro. Ad esempio, se ti sposti per lavoro o per l'azienda, l'assicurazione dovrebbe essere obbligatoria per le questioni di possibili incidenti sul lavoro. Sì, ti confermo che tutti i progetti del Bike to Work, per esempio, sono tutti, richiedono tutti che l'azienda copra il dipendente, no? Negli spostamenti, cioè che l'azienda faccia queste piccole, sono proprio, come dire, piccole, insomma, sono proprio azioni di ti copro io l'assicurazione in caso di sinistro con la bici nel momento in cui mi viene a lavorare in bicicletta, quindi lo si fa. E i soci FIAB sono tutti coperti da assicurazione, con l'iscrizione alla FIAB sei coperto. Spero di aver risposto. Sì, adesso il concorso Trentino Pedala, la cosa come lo vedete come FIAB? No, non ci piace. Però non ditelo in giro. Non ditelo all'amministrazione, non ditelo alla provincia. No, no, allora Trentino la Pedala. La provincia ti ascolta su Facebook. No, dai, Trentino Pedala dice chi se pedali di più vinci di più. Ho capito, però forse non è quello, perché non è che io pedalo avanti e indietro, niente, poi bisogna cambiare un po' le abitudini, no? Quindi se mi pedali per andare al lavoro è un discorso, e allora ci sono gli incentivi, no? Ti do gli incentivi come fanno a Torino, ma fanno in tantissime città. Per cui ogni chilometro che fai, dai, per il lavoro, sono sostanzialmente, come dire, già calcolati, se non vuoi usare l'app li calcoli a priori, perché sai dove abita il dipendente, dici ogni volta che tu mi vieni qui e torni lì, io ti calcolo il tuo incentivo che è circa 25 centesimi al chilometro, di solito mettono una soglia massima di 50 euro al mese, che però diventano insomma i 600 euro all'anno, che fanno proprio schifo, no? Ecco, queste sono forme di incentivo, mentre Trentino Pedala, cioè ci partecipa anche chi è in pensione, va avanti e indietro sulla pista ciclabile, che è bellissimo, però forse noi vogliamo un altro tipo di incentivo. Ultimissima domanda, perché sennò la Linda mi taglia la lingua. Le bici sui treni, come siamo messi? Che adesso ICF, che è diciamo la FIAB internazionale europea, è riuscita a far passare la legge che venga l'europeo e poi ricadrà su tutti gli stati membri, che devono essere garantiti almeno 8 posti bici su ogni treno non scompartimento, ma insomma direi che è strategico, perché diciamo, promuove l'intermodalità sullo spostamento verso le città, e in generale è strategico anche per il turismo, il cicloturismo è in crescita e garantisce il distanziamento comunque. Il treno. È sicuramente un'ottima abbinata treno e bici. Grazie Daniela per aver raccolto questi spunti e aver partecipato, insomma, alla serata. E andiamo velocissimi, stiamo un po' sporando, ma ci rimane Tommaso dell'azienda agricola Almatea. Ecco, so che abbiamo qualcun altro che condividerà lo schermo, le immagini per lui. Allora vediamo. Sì, grazie Linda. Buonasera a tutti. Grazie mille. Allora, vorrei ringraziare tutti quanti che avete organizzato questa serata, bellissimo ascoltare chi mi ha preceduto, quindi complimentoni a tutti perché è stato veramente interessante. Un altro grazie perché mi aiutano a condividere le immagini, perché oggi non avevo minimamente tempo, questi giorni sono stato veramente preso con le caprette. E l'azienda, vabbè, io sono diventato il titolare da un paio d'anni, si chiama Amaltea come la ninfa capra che ha allevato Zeus, quindi un minimo di
di riferimento mitologico, dalle memorie di mio padre quando mi ha scelto il nome, è saltato fuori. E mia madre, vuoto perché tutti i figli se ne sono andati, poi siamo tornati per lavorare in azienda. E ha messo in piedi questa attività partendo con 3 caprette, erano gravide, e da lì ha iniziato a fare, ecco, mia madre si vede nella foto, ha iniziato a fare i primi formaggi per noi e poi pian piano si è ingrandita. E con le foto magari faremo una carrellata vedendo i protagonisti umani, poi vedremo invece i veri protagonisti. Qua siamo io e mio fratello, che anche lui adesso lavora con me in azienda insieme a mia madre. I pilastri sono ancora i genitori, ma pian piano li soppianteremo. E qui una foto del caseificio, abbiamo un piccolo. L'azienda si trova a Dro e è in una piccola valletta dove abbiamo la stalla, che è quella che iniziate a vedere ora con gli animali, aperta, dove le capre possono uscire tutto il giorno e entrano solo per il tempo della mungitura. Quindi c'è una sala che le accoglie per poi andare nel palchetto dove c'è una mungitrice che porta il latte direttamente nel refrigeratore. Girano liberi, questo è il periodo più bello, dicevo, ma anche più laborioso, quindi sarò breve, che domani mattina alle 5 si va a mungere. E più laborioso perché abbiamo avuto i parti in questo periodo ed è un tripudio di bellezza vedere questi animali camusciati dalle Alpi, ed è un prettamente quella tra un piccolo incrocio qualche anno fa con un becco sane, che invece è quello bianco, e quindi è veramente il periodo più bello dell'anno, vedere tutti questi capretti che girano e saltano già da pochi minuti dopo essere nati, già camminano. Questo qua è un box dove appunto vengono messe le capre appena dopo che hanno partorito. Stanno circa 3-4 giorni all'interno, questo per farvi capire un pochino la dimensione, che è rimasta quella di una volta, cioè molto familiare, ogni capretta proprio ha il suo angoletto, e ognuno ha il suo nome, sono servite e riverite quasi come figli. E il presente, attualmente abbiamo 53 capre, più il nostro becco Zeus, che l'anno scorso si è dimostrato all'altezza perché abbiamo avuto una marea di parti tutti nella stessa settimana, il che vuol dire che quando lui a settembre ha avuto accesso alle femmine, è riuscito a fare bene il suo lavoro. Una carrellata invece è passata adesso delle immagini di quello che è il nostro punto vendita, che è il mercato. Abbiamo un punto vendita ovviamente in azienda, e facilmente accessibile, è sempre aperto per chi ci viene a trovare, perché la stalla è annessa a casa dei miei genitori, e invece la stragrande maggioranza dei prodotti che avete visto li vendiamo al mercato contadino. E siamo in diverse zone, mezza corona, i giorni in cui facciamo il mercato sono il martedì ad Arte, poi il venerdì arriva, il sabato invece andiamo a Trento e anche a mezza corona, e facciamo il doppio mercato. Creare l'azienda, riuscire a grazie Matteo, e riuscire a ingrandire quello che è il terreno che possediamo, che per ora è limitato alla zona dove pascono le capre, e riuscire invece a prendere un altro terreno dove poter fare un agricampeggio, un'altra struttura ricettiva, e di lì poi potrebbero partire una serie di milioni di sogni che abbiamo, che tanti di voi sono riusciti già a realizzare e che ho ascoltato con interesse, e veramente ho avuto grande stima per voi che siete riusciti a portare avanti il vostro lavoro con passione, amore e dedizione. Quindi un grande grazie a tutti, se ci sono domande riguardo alla realtà, disponibilissimo. Spontaneamente, giuro, non è stata programmata dalla regia, hai dato un po' anche il senso della serata, no? Tante realtà diverse che hanno avuto la possibilità di conoscersi fra di loro, di farsi conoscere un po' anche all'esterno. Abbiamo avuto tante persone anche collegate in Facebook, poi man mano che la serata si è allungata, ovviamente qualcuno è andato anche a dormire, però sicuramente gli stimoli sono stati davvero tantissimi. Ecco, speriamo di non aver messo troppa carne al fuoco, sicuramente tanta, e speriamo di avervi suscitato insomma anche delle curiosità, di avervi lasciato qualcosa in questa serata. Io direi che se ci sono delle domande, se ci sono delle cose da riferire, chiedo magari a Mattia e Fabrizio che stanno seguendo un po' la parte anche social. Allora, io volevo chiedere una cosa a Tommaso, che è
voi nell'allevamento delle capre siete, insomma, operate nel settore che era il settore di Aghitu. E che cosa avete preso dalla sua esperienza, dal suo esempio, e che cosa vuol dire lavorare in quello specifico settore? E una domanda per Biliana, che è: dove ci porti a mangiare in questi posti che abbiamo sentito stasera? Qual è che ti ha incuriosito particolarmente? Offro io? Ma io, guarda, andrei da Tommaso, perché mi piacciono tantissimo le caprette e mi piacerebbe fare una visita al suo caseificio, insomma, lo trovo interessante. E perciò andiamo lì, se vi va. Onorato, grazie mille. Quando sarà aperto e sarà possibile, super volentieri. Ottimo. Bene, allora io direi che se non ci sono dovevo... altre cose... No, scusa Linda, volevo rispondere a Matteo che mi ha fatto la domanda prima. Scusami. No, figurati. E molto rapidamente, Aghi la conoscevamo, mia madre la conosceva discretamente bene, lei era venuta anche all'inizio quando era venuta qua a imparare un paio di lavorazioni, a condividere un paio di conoscenze con mia madre, appunto. E è rimasta molto toccata mia madre dall'evento, è molto ferita per quello che è accaduto, non serve che approfondiamo. E quello che aveva, l'amore che metteva in quello che faceva, a tutti i costi. A tutti i costi nel suo caso, e penso che sia il miglior esempio, il miglior stimolo che possiamo prendere e portare. Grazie. Allora direi che veramente siamo arrivati alla fine, siamo andati un pochino lunghi, ma penso che il tempo è tiranno, perché tutti voi avreste avuto tanto di più da raccontare. Speriamo di avere la possibilità di approfondire poi di persona venendovi a trovare o comunque creando qualcosa di nuovo e di bello assieme. Bene, direi che non mi resta altro che augurare a tutti quanti buonanotte, buon riposo e speriamo appunto di poterci incontrare non più virtualmente ma dal vivo presto. Un saluto a tutti. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie, grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Grazie a voi.